quanto mi riguarda, e ultimamente sempre più anche autorevoli esponenti del Parlamento italiano stanno dicendo che cioè, siamo in una guerra, cioè, ci stanno facendo guerra. Allora, come affrontare il pericolo? Perché da una parte c'è il richiamo a un Islam moderato che esiste, diciamo, nei numeri, ma probabilmente ancora è silente totalmente, quindi ad agire, a diventare una parte positiva rispetto a un processo appunto di segnalazione. Diciamo antecedente magari alla strage, perché bisognerebbe prevenire, quindi sarebbe opportuno che queste persone segnalassero laddove fosse possibile prima di una strage avvenuta purtroppo. Dall'altro c'è anche un problema però su cui noi dobbiamo definitivamente, qui ha ragione Piano e sono d'accordo con lui, stranamente, ma sono d'accordo con lui, cioè bisogna chiamare le cose con il nome proprio, perché solo chiamando le cose con il nome proprio poi si possono affrontare. Quindi nascondersi dietro la percezione che il terrorismo islamico, perché di matrice islamica, perché di questo stiamo parlando, oggi sia di natura reattiva e non aggressiva, vuol dire non capire esattamente il fenomeno qual è e soprattutto non poterlo affrontare. Perché oggi noi abbiamo un sistema di intelligence europeo che non dialoga tra i singoli Tra di stati, loro. per cui noi abbiamo persone che sono transitate nell'Italia, terroristi che sono transitati in Italia, l'Italia non sapeva chi erano quelle persone e non avendo avuto segnalazione dal Belgio, dalla Francia, Dal dall'Olanda, Belgio, diciamo le cose con loro, dal dal Belgio. Belgio, sì, dove diciamo hai siamo arrivati ragione. a 12 errori messi in Esatto, no? fila, l'ultimo Quindi quello non hanno dell'FBI. avuto la segnalazione. Allora, in questo, io non penso che serva una super procura europea, io penso per esempio che sarebbe semplice e molto più facile scambiarsi tra le intelligence dei paesi europei le informazioni necessarie su potenziali uomini o donne che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale, europea e in genere ovviamente mondiale, laddove i casi guardino e si svolgano altrove. E questo è il primo punto. Il secondo punto, noi non possiamo affrontare il tema e la lotta al terrorismo se siamo un paese in cui collaborato, in cui può accadere di tutto, i dati del Viminale ci dicono che sta aumentando per le condizioni meteorologiche I buone, il flussi. flusso ci dice, dati Viminale, leggo i Però dati ci di sono stati Alfano. anche Sì, degli flusso, espulsi, sì. va detto che Esatto. insomma fino a Sì, gli questo espulsi, momento. però Però anche anche da da questo questo punto punto di di vista, rispetto ai terroristi. però, scusami Piano, cerco di finire il ragionamento. Sì. Da questo punto di vista, noi dobbiamo capire che rispetto alla massa di persone che arriva in Italia, che difficilmente si può controllare, adesso con la rotta balcanica chiusa perché per l'accordo firmato con la Turchia, che io Che oggi critico, leggiamo traballa molto perché ci esatto, sono dei critico, grandi ho problemi criticato con la prima, ho Turchia. criticato il giorno che è stato fatto e continuerò a criticarlo perché noi stiamo dando alla Turchia la possibilità di decidere lei cosa fare del flusso o meno degli immigrati, dandogli una marea di soldi e di fatto non avremo alcun beneficio perché l'Italia comunque sia, cioè, riceverà in cambio flussi di immigrati sempre più grandi per l'interruzione della rotta Sì, ma balcanica. non è Ci ho così detto però, esattamente. finisco. È vero che c'è un Islam moderato fatto di tantissimi milioni di persone, Ci ne sono i basta. musulmani moderati, perché poi Esatto, le religioni non sono scusami, perdonami, hai ragione tu, moderate. ne basta uno per farsi esplodere. Ne basta uno.